Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo episodio su The Sims. Se state guardando questo video è perché sono riuscita a registrare un video bonus dedicato a The Sims, quindi questa settimana ci saranno due video di The Sims, anche perché mi sono accorta, editando lo scorso video, che non ho praticamente considerato le potenzialità. Questa settimana c'è la possibilità di potenziare le varie attività dei nostri Sim. Ora non ricordo più nel dettaglio, l'avevo letto, si era aperta la finestra nello scorso episodio quando ho iniziato a giocare a The Sims, però se non sbaglio anche ancora non è scaduto il tempo, durava soltanto una settimana, ecco perché ho deciso di registrare un video aggiuntivo, un video bonus, quindi vediamo se c'è ancora disponibile questa potenzialità e poi la vediamo meglio. E come potete notare ho anche comprato l'espansione Usciamo Insieme, ve l'avevo detto che avevo intenzione di acquistarla e alla fine l'ho presa, quindi probabilmente, anzi senza probabilmente, la casa delle vacanze la trasferiremo in questo nuovo quartiere. The Sims 4 Usciamo Insieme, lo leggo un attimo perché ancora non conosco bene questa espansione. Ti diamo il benvenuto nel meraviglioso scenario di Winterburg, dove c'è sempre qualcosa di divertente da fare con gli altri Sim. Esplora quartieri spettacolari e vivaci locali alla moda. Partecipa a entusiasmante attività di gruppo e frequenta i club per conoscere nuovi Sim e vivere alla grande. In The Sims 4 Usciamo Insieme c'è sempre un'ottima ragione per stare in compagnia. Le caratteristiche: esplora un nuovo e meraviglioso scenario che non vedo l'ora di scoprire. Scopri nuovi ritrovi, partecipa a entusiasmante attività di gruppo, acquisisci le nuove abilità di ballo e di mixaggio da DJ e frequenta club unici. Fantastico, come sempre in tutte le espansioni ci sono negli oggetti di Crea un Sim nuovi capelli, nuove acconciature, nuovi vestiti, e anche nella modalità costruisci ci sono c'è materiale aggiuntivo, quindi finestre, porte, insomma tante cose. Quindi insomma sono curiosa di vedere questa espansione, anche perché era da un po' di tempo che pensavo di acquistarla e finalmente mi sono decisa a prenderla, quindi giochiamo. Vediamo un po' cosa abbiamo in questo quartiere. Tenuta Von in festa, questa è una famiglia. Poi abbiamo il Lama Strillante, un bar. Qua invece le scogliere, ah bello, questo è un posto di mare, assolutamente per le vacanze. Poi un'altra famiglia, Palazzo del Pontile, questo è libero, si può acquistare. Poi abbiamo la piscina, un parco, locale notturno, un caffè, palestra, un altro bar, un altro caffè, libreria, biblioteca, rovine antiche e per ultimo un altro locale notturno. Molto interessante, sono curiosissima di giocare con questa nuova espansione. Vediamo un attimo le misure dei lotti disponibili, che sono soltanto questi. Allora, 20x20 è un po' piccola per la nostra casa delle vacanze, 40x30 tra l'altro si chiama la casa estiva, è proprio perfetto questo lotto, quindi vado a posizionarlo. Apro un attimo la mia galleria, ho salvato la casa nella mia biblioteca, ecco qua, quindi questa è perfetta e direi di collocare il lotto e collochiamolo qua. Ok, l'appartamento è stato collocato, speriamo adesso che non abbia tolto il materiale personalizzato che ho utilizzato nello scorso video, perché altrimenti mi arrabbio. No vabbè, che figata! Che bella la vista in mezzo a tutti questi alberi, a questo verde, bellissimo, mi piace un sacco questo lotto ed è veramente perfetto per la casa delle vacanze. Vediamo se non mi ha tolto tutto. Allora, i quadri ci sono, la pianta c'è, il computer, ok, c'è tutto, meno male. Tra l'altro mi avete detto sotto nei commenti, mi avete consigliato per quanto riguarda questa prima stanza, mi avete consigliato di... alcuni di voi di togliere il computer, perché effettivamente nella casa delle vacanze una persona non dovrebbe pensare al computer, al lavoro, a queste cose, a internet in generale, ma si dovrebbe soltanto divertire. Quindi probabilmente non lo faccio adesso, perché adesso non voglio dedicarmi per l'ennesima volta a questa stanza all'ingresso, però magari nel prossimo video questa zona sarà cambiata, o meglio questa parte, andrò magari a mettere un divanetto o un mobile, qualcos'altro, una cassettiera. Ho ascoltato i vostri consigli
E poi anche per quanto riguarda la libreria, una di voi mi ha detto di mettere la bicicletta e c'hai ragione, è un'idea che mi piace molto, quindi appena mi capita di trovarla in mezzo a tutto il mio materiale personalizzato vado ad eliminare la libreria e metto la bicicletta. Adesso a quale stanza ci dedichiamo? Allora io direi di dedicarci al bagno, questo bagno e a questa zona che però trasformerei in camera da letto, quindi eliminiamo tutto. Ok, prendiamo questa finestra che mi piace e la posiziono qua. Vado a inserire il solito codice per poter andare ad aggiungere più oggetti nello stesso posto, sovrapporli. Mettiamo la porta, mettiamo questa bianca per andare in bagno e poi andiamo semplicemente a chiudere questa stanza per ottenere una camera da letto, forse un po' piccolina, vediamo, ma dai, neanche ci sta per essere una casa delle vacanze, neanche una stanza troppo grande, va bene così. Anzi, sapete che faccio? Vado ad allargare leggermente la camera, facciamo così, ok, e poi vado a togliere questo muro che così non mi piace e chiudo qua. Perfetto, a questo punto vado a sistemare, a spostare leggermente questa cassettiera e la metto quasi quasi, vado a spostare questa cassettiera e la metto qua, questo mobiletto più che cassettiera. Ok, sì, decisamente lo preferisco. Sposto un po' anche i quadri, allora uno qui e l'altro. Ok, ci siamo, ci siamo. Passiamo alla camera da letto, eccola qua. Il pavimento come lo facciamo? Vediamo un po'. Potremmo farlo grigio scuro. Sì, ah non l'ho già usato di qua. Niente, allora facciamolo, se no più sul grigio, così, così. Ce ne sono tantissimi. Dai, mettiamo questo, carino. Carino. Per quanto riguarda invece le pareti, vediamo, io direi di stare su un colore abbastanza neutro, tipo questo, come può stare? Non male, non mi convince il pavimento abbinato a questo colore delle pareti, a questo colore delle pareti, questo vediamo, sì decisamente lo preferisco. Questa stanza quasi quasi la utilizzo come camera da letto per Giorgia e per Marco, visto che andranno in vacanza con la famiglia di Jessica senza Derek, quindi mettiamo un letto matrimoniale e un letto per Marco, un lettino per Marco, mettiamo questo per Giorgia, perfetto, mentre invece qui ne mettiamo uno per Marco, vediamo. Prendiamo la macchinina azzurra e gialla, che è bellissima, e la posizioniamo qua accanto al letto di Giorgia. Sposto leggermente il letto. Mettiamo un'altra porta che collega la camera da letto al bagno. Ok, ok, per quanto riguarda il bagno, che carino così giallo. Mi piace, quasi quasi il bagno lo lascio così perché non mi dispiace. L'unica cosa, vado a cambiare il colore delle pareti e vado a mettere questo, che è sicuramente uno dei miei colori preferiti. Facciamo giallo per stare in pandan con il bagno. Vediamo come esce, come sta. Che carino, che carino. Molto bello, mi piace tutto giallo, tutto colorato, perfetto per questa stagione, per l'estate. Ok, quindi il bagno ce l'abbiamo già pronto. La camera da letto, abbiamo messo i due letti, aggiungiamo uno specchio e una cassettiera, niente di più. Questo tra l'altro è dell'espansione del game pack vita da genitori, specchio da toiletta, figura intera illuminata, che bello, mettiamolo nell'angolino qua, bellissimo, mi piace un sacco questo con tutte le lucine. Mentre qui mettiamo una cassettiera, vediamo, possiamo mettere questa, vediamo se ci sta bene. Sì, io direi di sì, si abbina ai colori del letto, colori pastello, colori chiari. Ok, mettiamo un altro specchio sopra la cassettiera, vediamo un po' quale possiamo mettere. Ok, mettiamo questo. Poi mettiamo giusto qualche decorazione sulla cassettiera e mettiamo una piantina che ci sta sempre, ci stanno sempre le piante. Poi mettiamo magari dei libri, delle riviste e sopra il letto mettiamo alcuni quadri e poi siamo a posto. Mettiamo questo con la scritta love, anzi tre, guardate come ci stanno bene tre. Allora facciamo una cosa, spostiamoli leggermente, ok, e così, mi piace.
mi piace, mi piacciono molto questi quadri. L'unica cosa, adesso questo forse è un po' troppo, ma mi piace talmente tanto, lo sposto un attimo nell'altra stanza. E qua stavo pensando di posizionare una luce, una lampada, tipo questa nera, che ci sta bene, si abbina alla cornice dei quadri. Vediamo un po' com'è il risultato finale. Dai, non mi dispiace affatto. Voi che dite? Abbiamo la porta d'ingresso, il letto di Giorgia, il lettino di Marco, una cassettiera, uno specchio con tante lucine, poi c'è la porta che va in bagno, in questo bagno tutto giallo, super estivo. E anche per questo episodio direi che l'arredamento della casa può anche terminare qui. Nel prossimo episodio andremo a sistemare le altre stanze. E guardate che bella questa piscina, non vedo l'ora adesso di vedere tutta la famiglia di Jessica e di Giorgia a divertirsi in piscina un pomeriggio tutti insieme. Come dicevo all'inizio del video, voglio vedere se funziona, se è ancora attiva la settimana del triplo incentivo tutta sulla soddisfazione. L'avevamo visto inizio video nello scorso episodio, però poi mi sono completamente dimenticata, quindi voglio vedere se funziona, se c'è ancora. Eccoci qua, li avevamo lasciati così con il passaggio d'età di Emma e ho cambiato i suoi look come vi ho mostrato nello scorso episodio. Intanto Tommy, aspettate un secondo, Tommy e Lercio, fatemi controllare, ma mi sembra di aver visto di sì. Sì, decisamente sì, quindi Mark, anzi Jessica, visto che ha appena finito di giocare con Emma, facciamo adesso interagire Emma e Mark. Quindi Jessica, vieni qui da Tommy, altre scelte, cura del bebè, cambia il pannolino. Invece per quanto riguarda Mark, sta già insegnando a Emma a fare la pipì. Vediamo, acquisita sì l'abilità di vasino per Emma. Bene, molto bene. Nel frattempo vediamo se possiamo chiamare Jasmine per la settimana del triplo incentivo tutta sulla soddisfazione. Però no, non c'è più la possibilità di chiamare Jasmine qua tra le chiamate. No, aspettate qua. Rispondi alla posta, chiacchiera con, fai uno scherzo, invita nell'otto e chiedi un appuntamento. Mark è a disagio, pure Jessica è a disagio. A disagio per l'ambiente sporco e Jessica invece a disagio anche lei per l'ambiente sporco. Bebè a mollo per aver fatto un bagno a un bebè. Ora Jessica è tutta bagnata grazie a un bagno da bebè. Vabbè, non fa niente, ha sporcato tutto Tommy. Comunque, stavo dicendo per quanto riguarda la settimana del triplo incentivo, mi sa che ho perso, sono arrivata tardi, mannaggia, non sono riuscita a giocare in questi giorni. L'altra volta con i sim verdi, ora non ricordo più come si chiamavano, mi appariva, aiuto, mi appariva qua sulla sinistra una freccettina ed effettivamente c'era questa nuova attività della settimana. Non la sto più notando nemmeno adesso, quindi mi sa che sono arrivata tardi, anche perché non c'è più la possibilità di chiamare Jasmine, quindi sì, probabilmente è scaduto il tempo. Niente, come non detto, giochiamo un po' con i ragazzi, con i bimbi, con Jessica e con Mark, e magari andiamo anche nel nuovo quartiere, che ne dite? Magari anche con Giorgia, con tutta la sua famiglia, e vediamo un po' cosa sta succedendo. Tra l'altro Jessica è sporca, quindi Jessica, fai una cosa e vai a farti un bagno, ne hai proprio bisogno. Mark invece, stai insegnando a Emma, bravo, a fare la pipì sul vasino. Vediamo cos'altro possiamo fare con Emma. Altre scelte, genitorialità, insegna a dire per favore e grazie. Vediamo, anche Mark ha raggiunto il livello 3 di genitorialità. Ok, intanto che Jessica si fa il bagno, che Mark insegna a Emma a dire grazie per favore, giusto, grazie per favore era, per favore grazie, sì, ok. Tommy cosa sta facendo, dove sta andando? Guardate la piccola peste che è Tommy. Vediamo cosa possiamo fare con lui. Vediamo. Allora, vaga, usa il pannolino, togliti i vestiti, piangi, sii volgare, combina un pasticcio, fai un pisolino per terra. Molto triste, oddio, perché sei molto triste? Ha avuto un incubo, per aver avuto un incubo, Tommaso ha avuto un brutto incubo, un po' di conforto dovrebbe bastare a tornare a letto. Oddio, sono anche le 5:24 del mattino, effettivamente sì. Non c'è consola? Leggi per far addormentare, vediamo. Marta, dai, vai, grazie, che sennò Tommy diventa sempre più triste. E Jessica, tu dopo aver fatto il bagno, prendi Emma e... Allora, altre scelte, genitorialità,
aiuta con i bisogni, incoraggia il comportamento recente, cioè incoraggia a informarsi sul dire per favore grazie, ok? Insegna a dire scusa, aiuta con i bisogni, chiedi di ripulirsi, fai una faccia buffa, vediamo. Intanto Tommy sta andando a dormire. Ah, l'unica cosa però, l'unica cosa è che non c'è il lettino di Emma, perché è ancora quello da bebè. E non ci avevo pensato, ci penseremo nel prossimo video, anche perché comunque non voglio che questo episodio duri tantissimo. Quindi facciamo una cosa, Emma è stanca, vediamo un attimo Emma. No, Emma è tutto a posto, è contentissima, perfetto. E Tommy invece è furente. Tommy è sempre furente per la fame, sì, effettivamente hai ragione Tommy, che non riesco a gestire due bimbi nello stesso momento. Ok, lo sta portando a mangiare giù di sotto. Tutto questo succede alle 6:40 del mattino, però fa niente, avere i bebè è così. Jessica, fai una cosa però, non puoi lasciare la piccola Emma qua da sola, anche perché non credo che abbia imparato a fare le scale, quindi non la possiamo lasciare giù qua sopra da sola. Quindi Jessica, prendi in braccio, sono le 7 del mattino, Jessica, fai una cosa, fai colazione, frittelle dell'orsetto gommoso buffo adatto ai vegetariani, sì, ci sta per i bimbi. Ok, prepara questo delizioso piatto. Ho messo un attimo a dormire Jessica perché era stanchissima. L'unica cosa è che Mark è a lavoro e i bambini sono giù da soli, giusto? Sì, c'è qua Tommy che responsabilità sta calando giustamente perché qua da solo e adesso sta combinando un pasticcio, bene. E c'è invece Emma che sta dormendo, quindi voglio far riposare un attimino Jessica, un attimino, e poi mandarla qua a sgridare Tommy. Devo comunque assumere, prendere una babysitter perché non ce la possiamo fare altrimenti. No, guardate Tommy, sto piangendo tantissimo, i lacrimoni, no, non ce la posso fare a vederlo così. Allora Jessica, vieni qua e vediamo un attimo. Allora, altre scelte, cura del bebè, no, genitorialità, aiuta con i bisogni, no, non possiamo sgridarlo adesso, è troppo arrabbiato. Dai il cibo, forse ha ancora fame, dai il cibo e poi facciamo. Altre scelte, cura del bebè, dai la bevanda. Tommy, povero, guardate le labbra, proprio triste. Gioca, sì, ha bisogno di giocare, gioca con Tommy. Poi anche tu Emma, vieni qua da Tommy e gioca con lui. Manda via, fai delle facce buffe, abbraccia affettuosamente, non voglio troppo vederli quando si abbracciano. Alt, fondi fraudolenti. Mark ha notato uno schema ricorrente nei rapporti spese del proprio responsabile, che sembra colpevole di appropriazione indebita ai danni dell'azienda. Mark deve segnalare al responsabile o cercare di ricattarlo per ottenere una quota dei profitti? No, direi che il ricatto non è proprio la soluzione migliore, quindi segnalalo, vai. Mark invia un'email al reparto della contabilità per fargli interrompere l'appropriazione indebita. Forse presto si libererà un incarico come direttore per Mark. Bene, abbiamo fatto la scelta giusta, sono molto molto contenta. Ecco Tommy, si è rilassato, bene, sta mangiando le patatine. Guardate le smorfie, le facce che fai, troppo bello comunque. È veramente bellissimo, mi piace tantissimo Tommy. Ok, sta mangiando, che è molto infuriato tra l'altro. Molto molto infuriato. Sfinimento per il bisogno critico di energia. Questo bebè è sul punto di svenire, ora di metterlo sotto le coperte per una sana dormita. Vai Jessica, vai. Vediamo se riusciamo ad andare in città in questo episodio, o meglio nel nuovo quartiere, o se dobbiamo restare ancora in appartamento per gestire tutti questi danni familiari che stanno succedendo, perché è un po' difficile da gestire. Jessica, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Metti a letto Tommy. No vabbè, Emma ha molta fame, ricorda di nutrirla prima che venga portata via. Mark, cavolo, torna da lavoro, per favore. Anzi, facciamo una cosa. Ho un'idea. Facciamo una cosa molto intelligente. Chiamiamo una babysitter. Chiama per un servizio. Assolutamente. Assolutamente, non ce la possiamo fare, continuare così. Non ce la posso fare, quindi Jessica, chiama per un servizio. Pizza a domicilio, no, servizio di riparazione, babysitter, 60 simoleon all'ora,
Va bene, va benissimo. Tanto abbiamo dei soldini, sì. Perché anche Jessica è sfinita e stanchissima. Tra l'altro anche oggi non l'ho fatto andare a lavoro, ma ho chiesto le ferie pagate, però non può neanche continuare così. Deve concentrarsi anche sulla sua carriera, quindi è meglio avere una babysitter. Ehi là, sono Jar, la nuova babysitter. Piacere. So fare di tutto e anche piuttosto bene. Benissimo. So giocare, cucinare e dare lezioni. Fantastico, ci sarei di grande aiuto e non ho nemmeno problemi a cambiare pannolini e pulire pasticci quando serve. Oggi ci divertiremo. È tristissimo, è veramente tristissimo. Guardate anche lei, non può andare avanti così questa situazione. No, scusati. Fantastico, scusati, sì, per averle dato da mangiare in ritardo. Le scuse sono ben gradite. Bene, così anche Emma impara, insomma capisce che la mamma si è dimenticata di darle da mangiare, va bene, fa niente, facciamo finta di niente. Abbraccia affettuosamente, Emma ha molta fame, certo, portiamola giù a mangiare, non gli è bastata l'uva, quindi altre scelte, cura del bebè, dai il cibo. Vediamo se la babysitter inizia a fare qualcosa, magari sta pulendo casa al momento, vediamo. In realtà i miei progetti per questo episodio erano ben altri, ovvero mandare tutta la famiglia di Jessica in questo nuovo quartiere a visitare un bar, una spiaggia, una piscina, ma la situazione si è complicata un pochettino qua a casa e quindi niente, sarà sicuramente per il prossimo episodio. Ma la babysitter che è pagata un sacco di soldi allora sta guardando la televisione, ma com'è sto fatto? No, non va bene. Dai Jessica, chiacchieriamo un po' con la babysitter, conversazione profonda, dai la mancia, no, per darti la mancia prima di fare qualcosina in più. Descrivi la nuova idea, perché Jessica è ispirata. Ok, chi ha sonno, chi è stanco? Jessica, quindi vai a dormire. Niente dai ragazzi, io direi che questo episodio può anche terminare qua, perché mi sa che alla fine è durato un sacco. E peccato, mi dispiace di non essere riuscita ad andare a visitare questo nuovo quartiere, perché ero veramente molto curiosa di scoprire tutte queste le cose, insomma, nuove di questo quartiere, che per me è nuovo, so che c'è da un po' di tempo, ma io l'ho scaricato, l'ho acquistato da poco, quindi ancora non ho avuto modo di giocare. Quindi dai, per questo episodio può bastare. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre aspetto tutti i vostri commenti qua sotto. Mettete un bel pollice in su se volete continuare a vedere video su The Sims, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!